Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti in Mai dire 30 minuti di marketing. Sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo, ancora in quest'ultima puntata, per questo siamo un po' tristi, Maura Cannavello con il suo Emotional CRM, il libro edito da Flaccovio che ci svela tutti i segreti delle strategie della marketing automation e dell'email marketing, in compagnia di Giuseppe Franco, come sempre con la sua bella cravatta rossa, che saluto, ciao. Ciao, e allora di che cosa? Abbiamo parlato, la mia cravatta rossa è un po' emotional oggi, emotional versione CRM, proprio perché c'è Maura, ed è anche triste dall'altro, perché Maura, questa è l'ultima puntata, però un'ultima puntata particolare, perché andrà a prendere quelle che sono uno dei punti di cui se ne parla spesso, cioè la relazione, ma non è fatta in un certo modo, o magari lo si dice a parole ma in pratica non è così. Cos'è che abbiamo visto in tutto questo nostro percorso delle diverse puntate? Siamo partiti comunque dall'audience, abbiamo parlato di obiettivi, struttura, contenuti, abbiamo parlato di tanti esempi, quindi per chi non l'avesse fatto può andare a riascoltarsi le puntate precedenti. Abbiamo anche parlato quindi di automazione, di come in base ad alcuni contenuti possiamo quindi variare in base anche all'audience che abbiamo, e abbiamo anche accennato quello che è stata la segmentazione. E adesso invece c'è questa parola che potrebbe spaventare, nel senso che quando leggiamo emotional CRM, ma che cos'è, Maura? Vai tu. Intanto ciao ragazzi, ciao Massimo, ciao Giuseppe, anche io sono un po' triste che siamo arrivati all'ultima puntata, però contenta di aver passato con voi questo mese, speriamo di aver dato tante informazioni utili. E che dire, Emotional CRM è un po' il proseguo di tutta la mia esperienza nell'ambito email marketing, marketing automation, e l'aver compreso che veramente i dati sono quel jolly che possiamo utilizzare per non dover disperdere tutte le nostre energie e risorse, per esempio nell'advertising, per esempio nella creazione di contenuti che poi si devono posizionare su Google, nella battaglia ai diversi algoritmi che cambiano, che si aggiornano continuamente, quindi siamo sempre un po' alla rincorsa. Perché? Perché il dato appunto si può considerare la nuova applicazione, e le aziende un po' più avanzate, un po' più smart, hanno capito che è la chiave per creare contenuti, creare relazioni che vanno poi nel tempo a portare profitti. Quindi non è uno scatto, è una maratona, ma appunto, a differenza delle campagne advertising di cui subito si vede il risultato nel traffico, nelle conversioni, la attività di relationship marketing, che poi è la metodologia in cui parlo nel libro Emotional CRM, ci porta una crescita più soddisfacente, anche con un buon risparmio delle spese di investimento. Forse questo, diciamo, il collo di bottiglia di questo tipo di approccio che io condivido e che utilizzo all'interno della mia agenzia e per le mie cose. Cioè, quello che molto spesso l'imprenditore non comprende è mettere il profitto immediato rispetto alla relazione duratura. E qui io mi scontro tantissimo, cioè a volte. Però lo capisco, perché poi quando io creo le campagne per me, per la mia agenzia, per le mie cose, anche io vorrei, desidero, no, il risultato immediato, cioè mi piacerebbe fare immediatamente la campagna e subito da quest'altra parte avere un risultato immediato, il che a volte è anche fattibile per certi tipi di prodotti e per certi tipi di cose. Però in realtà poi quello che mi rendo conto è che il grosso, cioè quando è che poi chiudo i contratti importanti, quelli di qualche migliaio di euro e così via, li chiudo sempre e nella maggior parte dei casi con coloro che mi seguono da tempo. Sono aziende, sono imprenditori, sono professionisti che mi seguono da tempo. Quindi per seguirmi da tempo, cosa vuol dire? Vuol dire che io ho dovuto creare una serie di contenuti, di situazioni per mantenere questa relazione. Ma questo non accade soltanto con me, accade anche con molti dei miei clienti che riescono poi a vendere, a fare profitto nel tempo con quei clienti, con i loro clienti, con i quali sono riusciti a creare una relazione. Perché altrimenti, e questo poi
quello che dovrebbero capire gli imprenditori. Il rovescio della medaglia è che quando tu sei concentrato esclusivamente sul new business, cioè l'acquisizione del nuovo cliente costantemente, stai sempre a metterci soldi, perché non ci sono alternative, cioè devi mettere costantemente soldi per avere da quell'altra parte un nuovo cliente che compra. Ora, se la cosa vale la pena, cioè nel senso che tu dici ok, io investo 1000, ottengo non so 100.000, e allora probabilmente vale la pena, ma se tu investi 1000 per ottenere 1500, probabilmente non è granché. Dovresti integrare anche in parallelo una strategia come quella che dici tu, cioè puntare sulla relazione, sull'emozione, e qui poi il CRM, e qui vorrei la tua opinione, il tuo punto di vista di esperta, un software di CRM, di social CRM, proprio classico CRM, ci può veramente venire in aiuto in maniera forte. Sì, sicuramente la finalità di strategie di relationship marketing non è la vendita immediata. Il modello AIDA, lo conosciamo tutti, il modello pubblicitario che serve per attrarre e portare poi a compiere un'azione, una conversione, è strausato dalle aziende, ma per far sì che appunto il nostro prodotto, il nostro servizio venga notato, solitamente c'è una fase alta in cui si investono del budget, se non è budget economico, è un budget di tempo, di risorse, nel fare campagne advertising, creare contenuti, far sì di essere notati, ma la stragrande maggioranza di questo traffico poi viene disperso. Chi si converte alla fine del funnel sarà una percentuale molto minima, e spesso le aziende si fermano qua, cioè non c'è dopo la vendita un'attenzione per il cliente, un voler proseguire la relazione. Pensiamo ai grandi operatori telefonici che a mio avviso dovranno cambiare il loro business model, per cui puntano solo sulla lead generation, e per i clienti che magari sono affezionati da 5-10 anni non pensano mai a promozioni, a creare appunto quella fidelizzazione, dando per scontato che comunque siano numeri e questi numeri mantengano più o meno un equilibrio, mentre invece ci sono aziende che più consapevoli, per cui cercano di creare questa relazione anche e soprattutto dopo l'ingresso nel database. Perché? Perché ci sono due momenti molto importanti: l'iscrizione, quindi quando il contatto da traffico anonimo si rivela in qualche modo, magari iscrivendosi alla newsletter, scaricando un lead magnet, attivando una demo, la seconda fase molto importante è quando diventa cliente. Soltanto in questo momento, quando si iscrive e quando diventa cliente, possiamo parlare di relationship marketing, cioè abbiamo la proprietà di quel contatto, perché poi ricordiamoci anche tutti i diversi coinvolgimenti, lato GDPR, privacy e archiviazione dei dati. Quindi siccome siamo poi titolari, ma anche responsabili di questi dati andrebbero veramente gestiti nel migliore dei modi, non dovrebbero essere dimenticati lì dove sono, per più ragioni. Anzitutto perché non sappiamo quando il contatto sarà pronto a convertirsi. Io ho tante aziende, conosco tante aziende che a inizio anno stilano un budget di marketing per fare acquisizione di nuovi contatti, fanno la campagna di conversione, una piccola, come nella media percentuale, si converte, e gli altri vengono automaticamente dimenticati, ma questi contatti restano nella lista. Questi contatti hanno un peso a livello appunto di gestione e responsabilità dell'archivio, ma possono anche portare conseguenze a livello di spesa della fee mensile della piattaforma CRM in uso, email marketing, marketing automation in uso, e anche per la reputazione del dominio. Quindi quando poi vado a inviare un'email e il 70%, l'80%, il 90% dei contatti inizia a disinteressarsi ai contenuti, accumulerò dei punteggi negativi che faranno sì che tutte le mie future comunicazioni verranno spostate dai filtri anti-spam in cartelle secondarie, se non proprio nella posta desiderata. Ma ora riusciamo a scandire un po' quello che hai detto, nel senso in termini pratici. Prendiamo un esempio di qualsiasi mercato, quello che tu preferisci,
e ci dà proprio un esempio proprio pratico, in modo che chi sta ascoltando, soprattutto se all'inizio, possa in qualche maniera, insomma, vedere una strada. Allora, come dicevo, ci sono due momenti molto importanti: l'iscrizione, quindi l'ingresso nel database, e l'acquisto. Per fare due esempi pratici, voglio citare un caso che mi ha coinvolto di persona, di un brand conosciuto da tutti, Stripe, che appunto si occupa di transazioni online, transazioni commerciali, e che è nato, se non sbaglio, nel 2011, comunque a San Francisco. Era una startup, era molto poco conosciuto, in un periodo in cui l'e-commerce non era esploso come lo conosciamo oggi, e più che altro appunto era conosciuta PayPal, e soprattutto i merchant per fare il servizio delle carte di credito dei bancomat comunque si appoggiavano alle banche tradizionali. In questo modo dovevano comunque portare un sacco di documentazione, dimostrare di essere dei clienti attendibili, perché appunto parlando di denaro. Quindi Stripe si è inserito in un contesto molto complesso, essendo innovativa, e nel 2016 è arrivata in Italia, è stata lanciata il servizio Atlas. Io lanciavo la mia Academy, UM Academy, nel 2016, quindi ho notato questa startup e ho iniziato a usarla, ed era solo in inglese. Perché ho detto è stata lanciata in Italia? Perché al momento in cui mi sono iscritta, l'iscrizione è gratuita, viene richiesta una fee solo quando ci sono le transazioni, in base all'ampiezza della transazione e se la transazione è nazionale o internazionale, ma quando mi sono iscritta non c'era la versione italiana e non c'era l'assistenza italiana. Quindi io ho avuto un piccolo problema, non ricordo neanche cosa fosse, per cui ho contattato l'assistenza e, punto numero uno, mi hanno risposto immediatamente e subito sono andati a risolvermi il problema. Punto numero due, nei giorni successivi sono stata contattata, mi hanno detto che era partita la versione italiana e l'assistenza italiana. Mi hanno contattato al telefono dall'assistenza italiana chiedendomi della mia esperienza sulla piattaforma, del problema che ho avuto, se l'avevo risolto, come potevano essermi ancora più di aiuto, e mi ha colpito tantissimo questa attenzione per il cliente finale, che poi ancora cliente non ero perché ero solo iscritta, e dopo ho iniziato a usare la piattaforma. Negli anni successivi Stripe adesso ricopre il 15% delle quote di mercato della parte di finanza delle transazioni online. Perché? Perché ha saputo lavorare molto bene in fase di iscrizione, andando a curare la relazione con le persone che entravano nella lista, e quindi con questo servizio capillare di cui io stesso ho avuto prova. Guarda, è molto interessante quello che dici. Tra l'altro Stripe lo utilizziamo pure noi, quindi lo conosco molto bene. È proprio vero, cioè nel senso che quello che a volte viene sottovalutato da tantissimi professionisti è che ci si concentra sullo strumento, quindi io cerco di trovare il migliore strumento per inviare le mail in automatico, penso alla strategia di marketing automation, penso a tutta questa roba qui, e poi magari non rispondo ad una mail, cioè non rispondo a qualcuno che mi scrive e mi fa una domanda, che è la cosa proprio più banale, no? Proprio l'ABC. E invece quando tu rispondi, e io lo dico sempre ai miei clienti, cioè rispondete proprio voi in prima persona, se potete farlo chiaramente, proprio rispondete e date l'aiuto al vostro cliente quando ne ha bisogno, perché il cliente da qualche parte si riconosce, cioè riconosce in te il fatto che tu lo hai riconosciuto come tuo cliente. E quindi è quello che dicevi tu, cioè tu hai sentito l'emozione di dire: caspita, questi non sono neanche loro cliente e stanno avendo tutta questa attenzione nei miei confronti, figuriamoci domani se diventerò un loro cliente, cosa potranno mai fare per me. È questo che poi fa la differenza anche a livello poi di marketing, di creazione del valore e tutto il resto appresso, cioè è avere attenzione. Per questo poi il titolo emotional del tuo libro, cioè avere attenzione, creare emozione nel cliente. Ora, detta questa bella cosa, ora ti giro una patata bollente. Quindi preparati, mettiti con le mani belle preparati punte. Preparati proprio, Maura, io l'ho già letta. Esatto, perché c'è Giuseppe Sclafani, sempre dal gruppo, che stanno continuando a fare domande, che fa una domanda interessante.
Lui dice: io mi occupo di edilizia e nello specifico di ristrutturazione di interni, e quindi il mio cliente acquista una sola volta la ristrutturazione per il proprio appartamento e poi diciamo che non lo acquisterà più per molti anni. Come faccio a mantenere una relazione? Cioè, come faccio a mantenere una relazione con questo tipo di cliente? Cosa dovrei fare se domani dovessi attivare un'attività di newsletter o di marketing automation? Ce l'ho. Vai. Giuseppe Sclafani, sei fortunato. Ok, no, nel senso che in passato, non escludo anche in futuro, mi sono occupata del settore immobiliare, per cui, come sappiamo, i privati, io in prima persona, nella mia vita probabilmente acquisterò la casa, se l'acquisterò solo una volta o la venderò solo una volta. Quindi questo mio cliente aveva... all'interno del proprio database, un database misto, un database di professionisti su cui lui puntava, perché notai, commercialisti, avvocati, che quindi per conto di loro clienti fanno attività, servizi immobiliari, quindi chiedono più volte l'anno le loro consulenze, mentre la maggior parte del database era costituito da contatti privati che, come dicevo, usufruiscono solo una volta, forse due, nella loro vita del servizio. Quindi lui mi chiedeva proprio cosa ne facciamo. E abbiamo fatto una bellissima attività che ha portato nell'arco di 12 mesi a dei risultati molto interessanti, per cui abbiamo valutato il discorso del passaparola. Perché è vero che il privato probabilmente... Vero. Non acquisterà, non venderà più di una volta nella propria vita, ma ha amici, parenti, conoscenti, colleghi, per cui se riceve un servizio impeccabile e noi siamo in grado di mantenere la relazione nel tempo, probabilmente ci consiglierà a qualcun altro. Come si mantiene questa relazione? Abbiamo utilizzato chiaramente strategie di nurturing grazie alla marketing automation, quindi io mi rifaccio al settore immobiliare, ognuno ha chiaramente dei temi caldi da sviluppare, però siamo andati a individuare quei topic che possono interessare, che collimano diciamo con l'ambito immobiliare, ma possono interessare il privato anche se non deve acquistare una nuova casa, non lo so, il risparmio sulle bollette, come scegliere il fornitore luce e gas, il contratto cedolare secca, come si stipula, che cosa comporta, e via una serie di informazioni che tra l'altro si parla un po' di diversi anni fa, suggerì a questo mio cliente di aprire un blog sul suo sito, cosa che all'epoca non lo facevano in molti in ambito immobiliare, se non che questo blog aveva pubblicato 3 articoli e anche sulla propria fanpage a cui aveva collegato il sito non aveva argomenti propri da ricondividere, andava a ricondividere magari articoli presi dai giornali, da altri siti. Quindi nel momento in cui abbiamo deciso di intraprendere questa strategia, abbiamo fatto proprio un'attività di creazione dei contenuti che sono andati in primo luogo ad alimentare il blog. Questi contenuti sono stati inseriti all'interno di una marketing automation, uno scenario di nutrimento che portava quindi visibilità a questo sito, questo blog, e in più sono stati anche ricondivisi sulla fanpage, quindi sfruttando appieno tutti i canali in cui era presente il brand del settore immobiliare. Fantastico. Guarda, una cosa che a volte non si riflette o passa un po' così inosservato è che poi, vedi, Giuseppe per esempio si è fatto questo problema, è il fatto che non si riflette sulla questione che le persone amano suggerire soluzioni, no? Cioè, se c'è un tuo amico o una tua amica che deve andare al ristorante, so, deve andare a mangiare il sushi, e tu conosci un ristorante di sushi buono, immediatamente gli dirai: guarda, prova ad andare lì che io ci sono andato e mi sono trovato benissimo. Cioè, noi amiamo segnalare, ed è una cosa che molto spesso le persone, come dire, non la prendono, non comprendono la potenzialità di questa cosa. Per cui se io sono venuto da te, ho ristrutturato casa, quindi ho fatto un investimento importante, adesso non è che ho speso 100 euro, probabilmente ho speso qualche migliaio di euro per fare la ristrutturazione della casa, e sono rimasto contento,
avrò tantissima voglia di presentarti ad altre persone, per cui se tu mantieni la relazione con me e quindi ogni tanto mi fai arrivare qualche cosa o semplicemente mi fai arrivare gli auguri di Natale, è probabile che io mi ricordi di te e possa segnalarlo a qualcun altro, soprattutto se c'hai una nuova iniziativa, se c'hai una nuova offerta. Mi viene in mente, ma proprio così lo dico in un minuto perché la storia è lunga ma è molto interessante, però in questo momento mi sfugge il nome perché io come sempre ho il cervello sui nomi, non me li ricordo. Uno dei più grandi venditori, anzi il più grande venditore di auto di tutti i tempi, non mi ricordo quante ne ha vendute, forse 150.000, ma è un numero enorme, sto parlando degli anni 80, o se non ancora prima, praticamente non c'era internet, non c'erano le mail, non c'era niente di tutto questo. Lui a un certo punto aveva oltre 100.000 clienti, una cosa in mano, e c'aveva sta segretaria, un gruppo di segretari che mandavano gli auguri di Natale, di San Valentino, di Pasqua a mano, quindi compilavano queste lettere a mano e le spedivano, perché lui ha cominciato proprio così, mandando lettere di auguri ai propri clienti, solo questo. Cioè lui a tutte le persone che compravano un'auto, perché diceva io vendo un'auto, poi è improbabile che questo dopo un mese o un anno compri un'altra auto, però avrà una sorella, un cugino, un amico che probabilmente deve comprare un'auto. Quindi se io mi faccio presente, no, se sono presente nella sua vita in maniera emozionale, facendogli gli auguri, ricordandomi del compleanno, eccetera, eccetera, probabilmente lui si ricorderà di me la prossima volta che qualcuno gli chiede oppure viene a sapere che deve cambiare un'auto. E questo è il senso di quello che stavi raccontando, no? Sì, tra l'altro un conto, il suggerimento mi arriva da un'azienda che dice noi siamo bravi a fare questo, un conto me lo dice un mio amico, un mio parente, un mio familiare di cui sicuramente mi fido di più. E poi l'altra cosa che mi ha fatto venire in mente, che penso sia importante dire e di cui parlo anche in Emotional CRM, è questo studio di Bain & Company, che è un'azienda sempre in ambito finanziario bancario, che ha rilevato che lavorando, anche migliorando anche solo del 5% la propria attività di retention marketing, quindi indirizzata con clienti già acquisiti, il profitto incrementale va dal 25 al 95%. Questo Cavolo. Voglio dire che le strategie di acquisizione contatti, acquisizione nuovi clienti, hanno sempre un investimento commerciale alle spalle, mentre attività di retention marketing, quella che stavi raccontando tu, per esempio inviare gli auguri di Natale, ora si parla degli anni 80, si parla di lettere scritte a mano, è un altro contesto, però molto spesso sono a costo zero o hanno dei costi veramente molto esigui. Maura, vado io, Massimo? Sì, sì, vai, vai, stavo prendendo fiato, ma ah, vai. Ok, no, ti ho sentito, ho detto voi, abbiamo finito. No, no. Senti Maura, quello che ti chiedo adesso, sai che io... No, stavo dicendo tre minuti no, di puntata. Vado, di meno, dai. È che io ho problemi a spiegarmi, sapete, non riesco a... che devo fare, quindi Maura... No, senti Maura, allargherei un po' questa situazione, cioè allargherei e poi mi sposterei su un settore, il mobile, ecco, il centro è quello lì. Quando noi mandiamo delle email abbiamo tantissime persone che utilizzano i telefonini nel leggere la nostra email. Quindi qui che cosa ci dici al riguardo, sia nella redazione sia nella tipologia di trend che hai osservato, e quali sono i suggerimenti insomma pratici? Dai, questa volta sono stato chiaro, no? Sì. Vai, vai. Ok. No, allora, intanto la premessa è che da mobile leggiamo la posta, il 45-46% delle persone leggono la posta da mobile, quindi non è un dato minimo. Quando scriviamo una newsletter dobbiamo pensare... Caspita, è alto come numero. Quasi la metà dei nostri iscritti la leggerà da uno schermo piccolo e in corsa, cioè comunque quando sei sul telefonino, solitamente, non so, stai aspettando la metropolitana, sei sul treno, eccetera. Quindi i consigli che mi sento di dare proprio in primis, quindi avere in testa il mobile, è di essere brevi, e con questo mi riferisco a cominciare dall'oggetto, perché se nella lettura da desktop, diciamo 7, 8, massimo 9 parole rientrano nella finestra del client di posta, da mobile già dopo 5 il client aggiunge i puntini di sospensione. Quindi qui poi bisogna fare sempre dei test prima di spedire la newsletter, per verificare che si legga bene l'oggetto, che non ci siano chiaramente refusi e altre informazioni mancanti, però
molti dimenticano di fare i test anche via mobile, perché ci sono appunto funzioni che le piattaforme di mail marketing consentono per inviarsi la mail anche sul telefonino e vedere com'è la resa, ma essere brevi anche nel testo, innanzitutto utilizzare un carattere un po' più grande, diciamo intorno ai 16 punti, 14-16 punti almeno. E poi mi ritrovo molto, anch'io non scendo mai sotto i 14, insomma, quella è la media. Sì, hai anche un font in genere? No? Hai qualche font che usi font spesso? Font meglio bastoni, cioè meglio font lineari, chiari, okay. Sì. Con preferibilmente un allineamento a sinistra, sempre per facilitare la lettura, lasciando spazi tra un paragrafo e un altro se appunto c'è molto testo, chiaramente. Mentre per le immagini, attenzione, un'attenzione in più, intanto al peso, perché questo vale sia per desktop che per mobile, ma inserire sempre il testo alternativo all'immagine. Perché molti client di posta di default non scaricano le immagini, ma molte persone proprio impostano sul telefonino di non scaricarle se non sono per esempio con la Wi-Fi. Quindi se non mettiamo un testo alternativo finisce che si vede un gran spazio bianco e non si capisce appunto che cosa è accaduto, mentre se mettiamo il testo alternativo sicuramente possiamo inserire una call to action, un invito a vedere l'immagine, così ci viene anche calcolata l'apertura, perché sapete, tecnicamente le piattaforme email marketing contano le aperture, oltre al fatto che uno può aver cliccato su una call to action anche proprio sulle immagini. Se non vengono scaricate, non c'è l'attività del download, non viene registrata l'apertura. Quindi questo mi sentirei di consigliarlo assolutamente, font più grande, essere brevi e mi raccomando di commentare le immagini se utilizzate le immagini nella newsletter. Sì, infatti questo mi sembra un ottimo suggerimento, il fatto di utilizzare il testo alternativo, no? Il famoso alt tecnicamente, comunque il testo alternativo dell'immagine con un testo intelligente, cioè non, perché molto, molto a volte viene anche messo in automatico, no? E poi mi trovo DCM1347, cioè dentro le cose più... il nome del file, esatto, JPEG dell'immagine. Viene messo il nome dell'immagine, per cui poi alla fine non serve proprio assolutamente a nulla. Allora, come dicevi giustamente tu, la maggior parte dei browser, non, dei programmi di posta elettronica non aprono le immagini in automatico, e quindi alla fine lì trovo una cosa bianca con un nome di un file all'interno e quindi non me ne faccio proprio niente. Maura, io ti ringrazio tantissimo per essere stata ospite con noi in queste quattro puntate, perché sei stata illuminante, ci hai chiarito tantissimi aspetti dell'email marketing, della marketing automation. E io ancora una volta propongo e suggerisco, ma veramente, perché è un libro molto interessante, perché l'ho letto io e quindi sono sicuro che chi lo leggerà ne trarrà un grande beneficio, che è quello di Emotional CRM, il tuo libro che hai pubblicato con Flaccovio. Se le persone volessero contattarti, cara Maura, dove ti trovano e come fanno? Innanzitutto saluto e ringrazio te, Giuseppe, perché è sempre un piacere essere vostra ospite e anche molto stimolante avere queste conversazioni con voi. E detto questo, il mio sito è maura.it, quindi semplicissimo. Sul sito trovate tutti i miei collegamenti social, se mi volete seguire, trovate chiaramente l'iscrizione alla newsletter. Quanto invidio il dominio di Maura, io è un'invidia, il nome suo con il dominio, fighissimo. Vai, maura.it, vai. Mi sono prenotata presto, ma molto presto, vai. E poi trovate anche riferimenti a tutti i miei libri, quindi sia Email Marketing Automation il primo, sia Emotional CRM, che è quello appena uscito. Ottimo, fantastico. Allora, il prossimo mese sarà un mese che orienteremo. Dici, sì, Massimo, sì, saremo dici, concentrati dici. Su come sviluppare un'attività, ma anche un brand, che attirino un pubblico vastissimo, anche in un settore, magari in un mercato già affollato. Se vogliamo sintetizzarlo un po', diciamo, come avere la coda di clienti fuori al tuo negozio, fuori all'attività, oppure avere una lunga newsletter. Parliamo proprio di questo, strategia per avere veramente la fila di clienti. E detto questo, io ringrazio ancora Maura, saluto il mio amico Giuseppe Franco e siate felici ovunque voi siate. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.